Ciao ragazze, eccomi con l'apertura del pacco della Love Makeup. Vado ad aprirlo così vediamo un po' insieme cosa c'è dentro. Ci sono rimasta male perché in pratica alla fine l'ordine era di due ragazze e io volevo prendere in più una spugnetta. Invece sul sito non c'era, quindi penso che non me l'abbiano mandata. Perché comunque io avevo chiesto se potevo fare il pagamento con PayPal, ma invece mi avevano detto che avevano già spedito. Quindi, questa è la bolla o fattura con tutto l'elenco delle cose che ho preso. Dentro il pacco ci sono tutti questi pezzettini di polistirolo. E poi sotto ci sono le cose che avete comprato. Quindi alla fine ho fatto l'ordine per due ragazze. Ci ho rimesso un tot di soldi per le spedizioni, però vabbè. Che un sacco di ragazze si sono prenotate per questo ordine, ho fatto il conteggio, invece poi alla fine si sono levate, quindi beh. Allora, Real Technique Foundation Brush, fatto in questo modo. C'è un Real Technique Shading Brush, fatto così, piccolino. E poi ho questo pacchettino con dentro i cosmetici più per rischio di rompersi, quindi sono stati ben impacchettati. Ok. Sì, naturalmente io non ho la spugnetta, non c'è. Allora, due matite che sono la Slate e la Cottage Cheese, fatte in questo modo. Monica, se vedi il video, se riesco ti prendo comunque la Milk su eBay. Questa qua mal che vada la tengo io, perlata. E comunque anche quest'altra è perlata anche lei, fatta in questo modo. Poi c'è due NYX blush, cream blush, fatti in questo modo, sono uguali ai miei, quindi lo 01 Rose Petal e lo 03 Tea Rose. Questo è lo 03 e questo è lo 01. Poi c'è un blush che si chiama Pinched, fatto in questo modo, quello in polvere normale. Poi c'è un ombrettino. Non capisco se la cialdina che c'è dentro si è mossa. Boh. Vabbè, fatto così. E si chiama, il numero è Pacific. E poi ci sono tre rossettini, che sono questi. Questi sono i colori. E si chiamano, allora, Spellbound. Sì, Spellbound. Via quel colore qua. Questo scritto Spellbound. Poi c'è il Sunflower. Il colore è questo. Poi c'è il peach, il colore è questo, che più che peach vedendo qua sembra un rosa, cioè, vabbè. E per finire c'è il doll, che è proprio un rosa, rosellino tenue. Ok, basta, questa era l'apertura del pacco della Love Makeup. Io non mi vedete in questo video perché sono veramente sconvolta, mi sono svegliata da poco. Cioè, mi ha quasi svegliato il postino, però vabbè. Quindi appunto questa era l'apertura del pacco della Love Makeup. Adesso mi manca quello della Cosmetics Warless e quello della Mineral Rework For You. Dopodiché mi sono arrivate tutte le cose e inizierò a spedire un po' a voi. Basta, ci vediamo alla prossima apertura del pacco. Ciao! Ciao ragazze, allora sono arrivata a casa giusto in tempo per beccarsi il postino che è arrivato con questo pacco. Abbastanza grosso, direi. Ora lo vado ad aprire e vediamo cosa c'è dentro. Comunque penso sia l'ordine della Cosmetics for Less. Qui in alto c'è scritto solo Susan Reeves United Kingdom, però boh, non c'è scritto il nome della ditta. Vado ad aprirlo munita di taglierino. Un pacco fatto un po' strano, eh? Sì, è il pacco della Cosmetics for Less. Vedete.com. C'è dentro la fattura, sì, invoice number.
con tutti i prodotti. È pienissimo di questi palloncini, questi cosini qua di polistirolo, come l'ultimo ordine che vi ho fatto vedere della Love Makeup. E poi iniziano a spuntare i prodotti. Sono confezionati così. Ora vado a tagliare tutto e poi man mano li apriamo e li controlliamo. Un casino andarli a trovare perché sono tutti piccoli pacchettini, vedete? Ci sento un odore di smalti, spero che non se ne sia rotto neanche uno. Cioè però, boh, mi sembra strano questo odore. Ah, che tra l'altro, come vi ho detto su Facebook, mi hanno fatto un rimborso di non so che, non so per quale motivo. Guardate quanti pacchettini che ci sono. Un mascara. Ok, basta. Guardate, è finissimo di questi cosini qua. Di polistirolo. Ok, andiamo ad aprire i pacchettini. E guardiamo, anche perché poi devo controllare cosa mi manca, perché appunto siccome mi hanno detto che non mi hanno spedito qualcosa, ho mandato un'email chiedendo cosa ma non mi hanno risposto. Allora, c'è una palettina della Beauty UK in questi colori, poi un blush della Beauty UK, che colore fucsia accesissimo. Questo un Diamond Dance in Cuticle Polish. Mi sembra strano perché mi sembra che io avevo preso quello che c'era dentro anche lo smalto. Vediamo. Qua ci sono due smalti. Sì, il Crackle della Femme con questi due colori molto molto accesi. Carini. Due eyeliner in glitter di saffron, argento e oro. Concealer Dream Mousse in color sand, questi qua tipo quelli della Maybelline. Fatti così. Sembra vuoto, eh? Cioè questo è solo vetro. Si vede che è contenuto in questo spazio. Che grossi questi. Nei pigmenti della Collection 2000, che tra l'altro ne avevo preso uno anch'io, ma chissà se mi è arrivato. Il colore Enigma e il colore Lustrous. Il colore Enigma è un verde scuro e questo è tipo un oro verdastro. Bello. Poi qua ci sono due rossetti. Della Rimmel, sì, Rimmel, questo Rimmel, tutte e due della Rimmel, che sono i colori Smooch e Rich Resin. Non so saperli vederli, vabbè, li controlliamo due secondi. Questo è integro, che è il Rich Resin, e questo è lo Smooth, e il colore, e questa è la punta c'è. E
A differenza di quelli della Mondan Cosmetics, sono già aperti, quindi comunque li sbircio. Madonna, che colore questo! Tipo, questi invece sono sigillati, questo è aperto. Questo è mio, mi sa. Questo è mio. Della Femme, questo è il colore che ho preso io, colore molto particolare, però mi ispirava. Invece questo qua è un La Femme colore chocolate, questo è chiuso, sigillato, quindi non lo vado ad aprire. Poi c'è un altro concealer sempre color sand, diciamo che lo metto dentro là perché sennò non ci capisco niente. Ah, questa è il mascara che vi ho già fatto vedere, Extra Volume Collagene, e il colore è il brown, tutto così. Poi ci sono delle spugnette per applicare il fondotinta, andiamo avanti, c'è un Kabuki, tutto così. Ok, mi è morta la videocamera, quindi intanto ne ho approfittato per aprire i prodotti. Eravamo arrivati alle spugnette. Poi mi sono arrivati due highlight, che sono uno mio e uno della mia amica Valentina. Poi mi sono arrivati due Double Lash, che sono in pratica uguali ai Yo, mi sembra che si chiamano 10 della Benefit. Questo è quello con sopra il bronzer e sotto il tipo illuminante. Mi è arrivato un Africa, che è uguale a quelli della Too Faced. Poi sto parlando al video. Poi ci sono questi quattro rossetti che sono tutti della L'Oreal e sono questi numeri qua. Sono il 120 Passion, 730 Courant, 339 Red Rhapsody e 256 Blush Fever. E mi sembra che il Blush Fever sia mio, poi devo andare a controllare. Poi c'è uno di questi che è L'Oreal Kiss Proof 403, fatto in questo modo, che è più piccolino, cioè vedete, è più piccolo. Poi sono arrivati due fondotinta della Collection 2000, fatti in questo modo, e uno è il Sheer Porcelain e l'altro Sheer Ivory, vedete che infatti questo è un pochino più scuro di questo. Questo è proprio porcellana, quello chiaro, chiaro, chiaro. Poi, cosa che non vi ho fatto vedere? Questo, che vabbè, fatto in questo modo, che è quello che dovrebbe durare 18 ore, però non dura 18 ore. E poi era arrivato l'altro blush di questi, che adesso non so più quale avevo fatto vedere prima. Comunque sono questo e questo. Molto molto scuri, molto fucsiosi, tutti e due. Questo un pochino meno, che è il Think Pink, che è l'1. Ma questo che è il 5, è il Rose Pink, è veramente, veramente tanto fucsia. Basta, penso di avervi fatto vedere tutto. Ah no, questo smaltino qua manca. Che però, non so se riuscite a vedere, lo stavo andando ad aprire, ma il problema è che è rotto. Infatti cercherò di sentire la ragazza che l'ha preso e sento un po' cosa mi dice, se lo vuole comunque, che glielo spedisco o meno. Adesso non so se andare avanti ad aprirlo, vediamo un po' dove è rotto. Vedete che è tutto sporco. Una faccia un po' triste perché è veramente sconsolata, cioè in un modo o nell'altro qualcosa si rompe. Devo trovare un fazzoletto. No, vediamo questo, vediamo un po'. Cacchio, si è rotto lo smalto. Se riesco a pulirlo e vediamo dove cavolo è rotto. Tra l'altro è molto carino perché la confezione è fatta tipo quelli della China Glaze OPI. E tra l'altro hanno anche uno smalto di quelli crackle, quindi quelli che si aprono, si spaccano, fanno l'effetto carino. Io non riesco a trovare dove spaccarsi, no?
che era solo ucciso male. Vado a cercare di pulirlo e vediamo un po' se è rotto o meno. Nel caso ti scrivo e vediamo un po' cosa fare, se buttarlo via o se lo spedisco lo stesso. Basta, questo era appunto l'ultimo pacco, no, il pacco della Cosmetics for Less, mi manca ancora quello della miniera Will Work for You. Dopodiché tutti i pacchi sono arrivati. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!